si specula per aumentare il proprio benessere. Né si può sperare che gli evasori fiscali corrotti, i manager di Stato, accettino spontaneamente di partecipare al sacrificio, perché non lo faranno mai. Come stai? A differenza dei ragazzi del Movimento 5 Stelle, che hanno rinunciato, fa paura a loro. Occorre costringere chi ha a pagare con provvedimenti drastici, compresi i decreti di legge usati invece dal governo solo per favorire le banche. Si persuadano i lavoratori, i pensionati, i giovani, le casalinghe, che hanno sopportato in silenzio ogni tipo di sacrificio con dignità senza mai violare la legge. Non possono più attendere e non si accusino senza casa e senza lavoro e i cittadini della Val di Susa di sovvertimento sociale e di terrorismo. Essi difendono i loro diritti inviolabili alla casa, al lavoro, all'ambiente, garantiti dalla Costituzione. Solo i fomentatori di odio e i potenti interessi economici con un'informazione subalterna nascondono la verità. E è questo. L'ordine pubblico non è stato turbato, se non da provocatori esterni. La Cassazione ha escluso. Certo che mi basta, Nino. I saluti sono belli da qualunque parte arrivino. Il governo, per proteggere l'interesse dei costruttori, via le leggi europee che minacciano la salute, causando la pandemia dell'Italia da parte dell'Unione Europea. Ha dimostrato coraggio Beppe Grillo, che saluto con affetto, a solidarizzare con un altro simile. La democrazia è alternanza. Noi siamo grati a Beppe Grillo e a Roberto Casaleggio per aver costruito, dopo anni di controsalismo, una opposizione democratica che persegue il bene comune, fatta da giovani capaci e onesti che si hanno riconciliato con la speranza di una vita migliore. Voglio salutare Paola Taverna, Roberto Pico, Alessandro Battista, Luigi Di Maio, Carlo Sipiglia, Massimo Paroni, Giancarlo Del Carico, Gian Russo, Davide Bono, Gianna Porti. Ebbene, amiamo la loro parola, la parola di questi giovani, senza risentimentare il loro pensiero libero da ogni personale interesse. Ricordiamo i giovani del Movimento 5 Stelle che si battevano nello Stato nel 2013 in difesa della Costituzione contro l'opportunismo dei politici, contro il trasformismo e contro ogni estremismo del regime. A questi giovani, vinta rinnovatrice della nostra democrazia, chiediamo di vincere le elezioni e di vincere le resistenze delle corporazioni, di diventare la nuova maggioranza che si impegni ad attuare le riforme di cui il Paese ha bisogno, ispirandosi al principio di eguaglianza. Ciao, io ti posso riprendere? Sì. Chi mi fa la domanda? Tu o lui? Io. Tu, vai. Vai. Sei stato tu a fare il debito? No. Sicuro? Certo. Che hanno finanziato le imprese della camorra. Mi hanno chiesto se sono stato io a fare il debito. E trascurando le imprese sane come quelle dei pastori sardi e degli imprenditori onesti del Veneto e di altre regioni d'Italia. Vogliamo un'Europa dei cittadini, non dei sudditi, un'Europa federale solidale, terra di mediazione libera dall'egemonia americana e tedesca. Queste elezioni sono importanti e una grande valenza politica. Questo è il momento del riscatto civile, della rivoluzione democratica. I giovani, i lavoratori, i magistrati, gli avvocati, i pensionati, i piccoli e medi imprenditori, professionisti, studenti, donne e uomini si riconoscono nelle pacifiche battaglie del Movimento 5 Stelle in difesa della democrazia, della Costituzione e guardano l'estero come una grande promessa di rinnovamento. Da poi delle partite l'esempio di attaccamento alla democrazia, l'esempio di non violenza, di onestà e di equilibrio. Per il popolo italiano ha sempre onestà, perché l'onestà è più potente della corruzione. Grazie.
Buonasera a tutti, ciao Italia, ciao! Ciao colleghi, ciao! Allora, Mattia Carise mi ha fatto questo grande regalo di farmi parlare dopo il posimato e di presentarvi una persona che si chiama Elio Lannutti ed è il presidente dell'Adusbef, l'associazione a difesa degli utenti dei servizi bancari, una persona di cui abbiamo molto bisogno. Grazie. Elio Lannutti. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti. È per me un grande onore parlare questa sera nella piazza della questione morale, nella piazza di Enrico Berlinguer. Quella questione morale che è stata venduta, barattata, difesa da partiti geneticamente modificati, partiti che una volta difendevano i lavoratori, la povera gente, oggi difendono i banchieri, difendono i grandi potentati. Noi ci battiamo da 27 anni come Adusbef a difesa dei diritti e della legalità. Guardate, oggi c'è il titolo sul giornale, la banda bancaria. Sono 27 anni che noi ci battiamo contro i banchieri, a difesa dei cittadini massacrati da Equitalia, che abbiamo combattuto le mafie invisibili, le cricche di malfattori, la raffica di inchieste giudiziarie che stanno portando agli arresti, Magnoni della FOPAF, Michalizzi, un grande magistrato, Alfredo Robledo, PM di Milano, la Banca delle Marche, accusata per associazione a delinquere, l'intoccabile padre padrone di Banca Intesa, Giovanni Bazzoli, quello che dava 5 miliardi di euro a Zaleschi per stare nel salotto buono, Mediobanca. Hanno arrestato ieri il vicepresidente dell'ABI, Berneschi. Con Beppe, tanti anni fa abbiamo denunciato Parmalat, con Beppe Grillo. Io dico che Beppe, ecco, mi onoro di conoscerlo dal 94. Lui è stato l'unico che difendeva gli utenti telefonici. Noi facevamo la battaglia contro